Salve a tutti ragazzi, benvenuti sul canale di Reason. Allora, brevemente, questa è la seconda parte del video della filmografia sostanzialmente di Shyamalan, format dove vi porto con me nella mia scoperta del mondo del cinema. Prendo vari registi, guardo tutti i loro film, o comunque i loro film principali, e vi vado a parlare rispetto a quello che mi hanno lasciato, la loro poetica, la loro tecnica e ovviamente i loro film. È un format che porto avanti da un po', cercherò di farlo uscire almeno una o due volte al mese. E nella scorsa parte ho parlato di Shyamalan in generale come artista e ho parlato dei primi suoi film. Questa volta andiamo avanti dove ci siamo lasciati la scorsa volta, quindi ovviamente vi consiglio di recuperare lo scorso video. Vi ricordo che non ci saranno spoiler pesanti, giusto cose per spiegarvi un attimo com'è la trama. Vi ricordo che non ho assolutamente nessun scopo divulgativo o di insegnamento, anzi commentate nei commenti, è proprio una cosa così, una chiacchierata amichevole. E fatemi sapere se il format vi piace e riprendiamo da dove ci siamo lasciati la scorsa volta. Lady in the Water, che esce nel 2006, è uno dei film di Shyamalan che personalmente mi ha deluso di più, ma qua più a livello personale, perché ci sono degli aspetti del film che sono comunque intoccabili. La storia è abbastanza semplice anche questa. C'è questo condominio controllato da questo custode che poi è un po' il nostro protagonista, e questo protagonista un giorno nella piscina trova questa sorta di dea dell'acqua e la prende con sé e quest'ultima deve ritornare nel mondo dal quale proviene, però non ci riesce perché ci sono degli esseri che glielo impediscono. Il problema di questo film, personalmente, è che non è riuscito a dirmi un qualcosa. Però, un'altra cosa che non ho apprezzato, che proprio non mi ha dato fastidio, cioè mi ha dato fastidio perché non mi è piaciuta come è stata fatta, è l'inserimento del fantasy, fantasy molto sul genere della favola, inserito all'interno del mondo reale. Secondo me questa contestualizzazione da parte di Shyamalan non è stata fatta poi così bene, o comunque personalmente non mi ha colpito così tanto. È bello come effettivamente lui prenda questa storia, questo personaggio, che è l'unico elemento realmente fantasy insieme ad altri, ma più secondari, e lo pone in questo contesto realistico. E le persone intorno a questa Lady in the Water, appunto, cercheranno di capire come riportarla a casa. E ognuno di essi, da semplici persone comuni, assumeranno un ruolo particolare tipico della favola. Ognuno avrà uno scopo. E questa cosa è comunque fatta bene, però a me non è piaciuta personalmente. Poi, quello che riconosco è che è un film, comunque bello dal punto di vista visivo, ed è un film che può piacere tanto ai bambini e può piacere tanto ai grandi, perché comunque è, magari non a me, ma a altre persone, in grado di emozionare, di far provare delle forti sensazioni. È proprio una favola calata in un contesto realistico. Dal punto di vista visivo è un bel film, anche se io non l'ho apprezzato tantissimo anche in quel lato, ma obiettivamente lo è. Ci sono degli effetti speciali utilizzati molto bene, ci sono delle scene proprio belle dal punto di vista visivo, ed è proprio un film che è una favola, quindi ti trasporta, comunque ti emoziona, come dire, ti scalda il cuore. Il ritmo è anche abbastanza serrato, comunque scorre via abbastanza bene, no, non mi ha annoiato, devo dire la verità. Così come è una cosa che l'ho apprezzata tanto, è un po' la riflessione che fa sull'adulto che non crede alle favole, ma a causa proprio della vicenda che viene raccontata nel film, incomincerà a crederci. Ed è un po' quello che vuole fare il film: prendere una persona adulta, raccontargli una favola e farlo emozionare, nonostante la favola sia prettamente una cosa da bambino. Con me non c'è riuscito, perché manca personalmente in altri aspetti. Però a molte persone invece è piaciuto. Secondo me Lady in the Water è un film comunque da vedere, perché un minimo emoziona, non sto dicendo che è un brutto film, ci mancherebbe, anzi,
è un ottimo film, personalmente non l'ho apprezzato tanto, proprio a livello personale. C'è un'atmosfera cupa, anche un po' strana, regalata da elementi contrastanti come la realtà e la favola, e anche regalata da personaggi molto strani. Troviamo di nuovo Bryce Dallas Howard nei panni della Lady in the Water, brava, bella, e proprio capace di rendere l'idea di questo personaggio fantasy, e troviamo anche Paul Giamatti nei panni del protagonista, ovvero il custode del condominio, che è bravissimo a caratterizzare questo personaggio anche un po' strano, che è balbuziente, che devo dire mi è piaciuto, soprattutto per come piano piano apre gli occhi e incomincia a credere a proprio tutto il discorso favolistico del film. Però è il 2008 ed esce E venne il giorno. Il titolo inglese è The Happening, l'avvenimento, se non sbaglio, dovrebbe essere la traduzione. Un film particolare, non apprezzato da molti, che però personalmente mi piace tanto. Ha dei difetti, assolutamente, però personalmente mi intriga, mi ha sempre, come dire, saputo intrattenere. Prende Shyamalan il genere del catastrofico, perché è comunque un film catastrofico, lo edulcora un po', non portando all'esagerazione, e ci inserisce ovviamente il suo elemento thriller, sempre trattato molto bene. La cosa principale della quale il film soffre è la struttura dei personaggi e i loro rapporti. I protagonisti sono Mark Wahlberg e Zooey Deschanel, non so come sia la pronuncia, questi due marito e moglie sostanzialmente, che non è che vadano tantissimo d'accordo, hanno un po' dei problemi. E devo dire che sia lei che soprattutto Mark Wahlberg, scusate, funzionano nel momento di pericolo, nella scena d'azione, tra virgolette, ma nel momento in cui devono, come dire, esprimere sentimenti, ecco, no, non funzionano tanto, tanto bene, soprattutto Mark Wahlberg, perché le sue emozioni sono poste in maniera troppo seria, e l'attore non è che sia tutta sta gran cosa. È bravo finché lo tiene in un certo ruolo, in un certo stereotipo. E bisogna dire che proprio questo loro rapporto e i problemi che accrescono anche a causa della vicenda che appunto subiscono, non sono trattati assolutamente bene. Molte volte cadono un po' nel ridicolo e nel banale, a causa soprattutto dell'interpretazione degli attori, ma anche un po' a causa della scrittura del personaggio. La storia è questa: il mondo praticamente viene investito da una sorta di tossina che fa impazzire le persone e instilla a loro proprio una voglia di suicidarsi, e non hanno pace finché non ci riescono. Colpisce a causa del vento sempre di più, cioè gruppi di persone sempre più piccoli, in una zona dell'America. E il messaggio più grande che il film vuole dare è: la natura prima o poi si ribella, ti prende e ti fa un mazzo così. L'uomo è destinato a soccombere, continua a sfruttare il pianeta, a farlo soffrire, ed ecco che prima o poi la natura arriva con la sua vendetta. E l'uomo, la cosa più grave è che l'uomo continua a non comprendere gli avvertimenti che la natura gli dà, li ignora, e nel finale, amaro, molto amaro, si capirà proprio questa cosa. Cioè, la natura ti dà i messaggi, se tu non li comprendi, poi sono cavoli tuoi, perché ti colpisce e ti annienta. È un film catastrofico, però secondo me serio, ce ne sono ben pochi, perché ti fa riflettere sull'umanità, sul suo comportamento. Ci sono grandi cliché come ad esempio l'uomo che impazzisce, che cerca di cercare una via di fuga intasando le strade, l'uomo che cerca di prevaricare l'uno sull'altro, i primi problemi in queste situazioni perché il paese va in tilt, non ci sono più linee telefoniche, eccetera, eccetera. Tutti questi cliché trattati in una maniera però seria e anche molto realistica, e questa è la cosa bella del film, che punta ad essere molto molto realistico e fa riflettere su dei messaggi anche seri e sull'umanità, proprio sull'essere umano. Per un film catastrofico è una cosa particolare, molto rara, soprattutto in maniera così seria. Ora, non è che un film serissimo, però se la cava molto bene. Non è assolutamente banale e scontato, secondo me. L'elemento thriller di paura è regalato principalmente proprio da questo vento, che non puoi contenere, non puoi, come dire, chiudere, è imprevedibile, non sai come colpirà, e ti mette molta ansia e proprio
una sensazione di pericolo che può arrivare da qualsiasi parte, e non puoi prevedere in nessun modo, e questa è una cosa molto ben gestita da parte di Shyamalan. L'uomo di nuovo non riesce a collaborare in queste situazioni, quindi impazzisce, e ci sono delle scene proprio forti dal punto di vista emotivo, come ad esempio i momenti in cui la tossina colpisce e fa impazzire le persone che incominciano a suicidarsi. Hanno proprio un forte impatto visivo ed emotivo. Un film che ha sicuramente dell'ingenuità, dei problemi in alcuni lati della narrazione, ma che secondo me comunque funziona, diverte e lascia anche comunque dei messaggi. Un finale forse un po' troppo frettoloso, che funziona, ma che poteva prendersi, come dire, avere più calma. A volte è un finale anche un po' scontato in certi suoi elementi, un po' troppo, come dire, semplice, frettoloso. Nel 2010 esce L'ultimo dominatore dell'aria, il titolo originale è Avatar The Last Airbender. Nel 2010 esce L'ultimo dominatore dell'aria. Uno dei film più disprezzati di Shyamalan, che anche io personalmente non ho apprezzato, ho apprezzato veramente poco. È uno dei film più criticati, a qualcuno è piaciuto, è anche stato un flop, non so se effettivo, comunque ha incassato poco, rispetto a quello che, era previsto. E diciamo che l'idea di base è anche bella, interessante, presa se non sbaglio da un anime giapponese, non mi ricordo precisamente, comunque da una serie animata. E racconta di questo mondo fantasy, sostanzialmente con delle forti tinte nipponiche, ovviamente, della cultura giapponese. E questo mondo dove ci sono quattro nazioni, ovvero la nazione dell'aria, del fuoco, dell'acqua e della terra, i quattro elementi, che appunto sono nazioni che sono in lotta perché la nazione del fuoco sostanzialmente vuole comandarle tutte qua, cioè vuole essere padrona di tutto il mondo, in poche parole. E ci sono questi dominatori, particolari persone che nascono con il potere di controllare l'elemento della nazione alla quale appartengono. Poi c'è l'Avatar, che è questo personaggio che, come dire, è capace di controllare tutti gli elementi e quindi di riportare la pace. Il problema è che è sparito da tempo e non si trova più. L'idea di base e l'ambientazione, come costruita, è un'idea comunque brillante. E in certi aspetti, nel film, questa sua bellezza è comunque rispettata. Il problema di questo film, secondo me, è che è troppo pieno di cose e troppo rocambolesco, con veramente troppi eventi. La narrazione purtroppo è un po' discontinua, nel senso che in certi momenti si perde un pochino, è ripetitiva, ci sono troppe cose che succedono e sono troppi i tagli, cioè si passa da un posto all'altro e da un momento nel tempo all'altro troppo velocemente, e troppe volte soprattutto. C'è poco spazio per la caratterizzazione dei personaggi. Lo stile di combattimento di questi dominatori dell'aria è anche molto interessante. Lento, fatto di movimenti specifici, che riescono a creare comunque delle belle immagini dal punto di vista visivo. Il problema è che a volte il film esagera anche nei combattimenti, risultando troppo lento, con troppi pochi, diciamo, movimenti, oppure esagera dall'altra parte, diventando troppo rocambolesco, troppo pieno di mosse e non riesce proprio ad osarsi bene, sia dal punto di vista visivo che narrativo. I due protagonisti, non mi ricordo né i nomi degli attori né i nomi dei protagonisti, sinceramente, o meglio, non sono in realtà i protagonisti, sono i coprotagonisti. Sono questi due ragazzi della Nazione dell'Acqua che accompagnano poi il protagonista, ovvero l'Avatar. Dovrebbero essere principali, in realtà sono in secondo piano e caratterizzati proprio pochissimo, e hanno anche un ruolo veramente poco importante, secondo me. Non è che mi siano piaciuti tanto. Il personaggio dell'Avatar, interpretato da Noah Ringer, è anche interessante, di base, soprattutto per il suo essere giovane e avere un così grande ruolo. Questo suo combattimento interno è mostrato anche abbastanza bene. È un personaggio, che è anche affascinante nel suo modo di muoversi, nel suo lato estetico. Il problema è che gli viene dato poco spazio e non
non ha la giusta profondità che secondo me dovrebbe avere. Puntano tanto sul fatto che lui non riesce a dominare l'acqua e che questo è un problema, che non riesce a diventare l'avatar, ma non lo fanno secondo me nel modo giusto. Quello che è un po' l'antagonista, ma anche un altro protagonista, è il personaggio interpretato da Dev Patel, appartenente alla Nazione del Fuoco, ed è un personaggio anche cupo e combattuto dentro, interessante anche lui, forse quello migliore di tutti gli altri, ma comunque non è perfetto. La cosa che ho apprezzato meno di questo film è che vuole raccontarti tanti eventi, vuole mostrarti tante cose, ma non c'è un succo dietro. Neanche alla fine diverte, però allo stesso tempo non lascia neanche un messaggio, non ti vuole dire niente. Questo mi ha proprio fatto rimanere insoddisfatto, perché oltre a non avermi divertito non mi ha voluto dire niente sostanzialmente. Ci sono delle immagini che dal punto di vista visivo colpiscono anche, sono molto belle, proprio grazie all'inserimento dell'elemento fantasy, creature particolari, mosse particolari, effetti visivi comunque realizzati anche abbastanza bene, a volte un po' troppo fittizi, ma si amalgamano bene col genere fantasy. Ma è un film troppo pieno di cose, con una narrazione che vuole raccontarti mille eventi, ma nessuno che ti lasci un qualcosa dentro. Personaggi caratterizzati un pochino, ma che non, con cui non empatizzi più di tanto. È un film che a me non è piaciuto, ma sono sicuro che a molte persone che apprezzano proprio questo stile fantasy con richiami al Giappone e alla cultura giapponese, sono sicuro che piacerà, infatti a molti è piaciuto, però deve avere secondo me un gusto per un certo tipo di estetica. Se non hai il gusto per quel tipo di estetica lì, ecco, non ti piace e non ti diverte neanche. Ci sono tante secondo me potenzialità sprecate e proprio buttate all'aria. Un finale che è non, come dire, non ti dà soddisfazione, perché non è così intrigante, interessante come dovrebbe essere, a causa proprio della costruzione narrativa e del lavoro che è stato fatto prima di arrivare al finale, che non è appunto eccellente, quindi anche sul finale non provi queste grandi emozioni. In più è un finale che prevedeva dei seguiti e cavolo, non li faranno molto probabilmente. Non penso che Shyamalan abbia l'idea di continuare questa saga, e quindi è ancora più troncato, e tutto questo peggiora ancora di più le cose. Nel 2013 esce After Earth, un altro film che personalmente mi ha deluso di Shyamalan. È un film di fantascienza, la storia è questa: cioè, intanto i protagonisti sono Will Smith e suo figlio, non mi ricordo il nome del figlio sinceramente. C'è la Terra, che appunto ormai è diventata inospitale per l'uomo. L'uomo si è trasferito su altri pianeti, solamente che su questi altri pianeti sono arrivati questi esseri che sentono l'odore della paura e cacciano le persone. E ci sono questi ranger, esseri umani che non hanno timore, non hanno paura, quindi questi mostri qua non li vedono e possono ucciderli. La storia è di Will Smith, del personaggio di Will Smith e suo figlio, interpretato dal figlio di Will Smith, che vanno in giro con questa astronave per una missione. Ovviamente prima c'è tutta un'altra parte che non sto a dirvi, se no vi racconto il film. Si trovano sopra la Terra, precipitano sulla Terra, che intanto è diventata inospitale per l'uomo, con creature assurde, e in più una di queste creature, di quelle che vi dicevo prima, che cacciano la paura dell'uomo, è caduta sempre sulla Terra. Il padre, Will Smith, rimane ferito, non può muoversi, e manda il figlio, seguendolo con il computer, detta in poche parole, alla ricerca di un radiofaro che si trova in un'altra parte dell'astronave, che è caduta molti chilometri dopo. Cavolo, pensavo fosse più facile spiegare questo film. Più o meno lo concept è questo. E l'idea, diciamo, questo elemento fantascientifico, poco scientifico, molto fanta, è anche bello. Cioè, l'idea di come dire, di questa evoluzione del futuro dell'essere umano è anche interessante, con qualche elemento un po' più così fantasy, però secondo me ci sta. Di base mi interessava tantissimo, dai trailer mi aveva gasato tantissimo. Il problema però poi è il lavoro che fanno sui personaggi appunto del padre e del figlio, e sul loro rapporto. È proprio la cosa sbagliata, perché non avendo alla fine interesse per questi personaggi, e non avendo, come dire, non provando empatia per questi personaggi, tutto
il resto, la componente di fantascienza, la componente thriller e di azione, diventa inutile perché non, come dire, non provi quello che dovresti provare perché non te ne frega niente dei protagonisti, detta in poche parole. Il lato tecnico, la regia di Shyamalan comunque è fantastica, si amalgama bene con le tipiche inquadrature fantascientifiche, ad esempio, della Terra dall'alto, dei mondi, poi anche la regia nei momenti di azione, o comunque nei momenti più di tensione, cioè è realizzata molto bene. Il comparto tecnico visivo è spettacolare, comunque ci sono delle belle immagini, le creature proprio come sono create dal punto di vista grafico, visivo e anche concettuale sono interessanti, gli effetti speciali sono comunque realizzati bene, si vede che è un film dove la parte fantascientifica secondo me è realizzata bene. La Terra che è diventata un luogo inospitale per l'uomo è anche bello come concetto, perché rappresenta proprio il luogo dove la vita è nata, dove la vita è cresciuta, che a causa dell'uomo che la sfrutta male, ecco, si ribella e crea l'opposto. Proprio madre natura che, come dire, uccide il suo stesso figlio, ed è un concetto anche abbastanza interessante. Però diciamo la verità, il figlio di Will Smith non è capace a recitare, detta in poche parole, ha sempre la stessa espressione, non ti fa capire le sfumature del personaggio. L'idea di base di questo ragazzino che vuole cercare l'approvazione del padre perché vuole diventare anche lui un ranger è anche interessante, ma poi viene trattata male a causa della scrittura del personaggio, che non è sempre così efficace. E poi, ovviamente, all'interpretazione che dà proprio il colpo di la mazzata finale su questo personaggio, che secondo me poi non ha proprio mordente, non ti interessa. Così come il personaggio di Will Smith, secondo me, è stato trattato ancora peggio, perché l'attore ora non è grandissimo attore, ma se la sa cavare in molte occasioni, cavolo, è Will Smith comunque, lo mettono ovunque. E il personaggio di base sembrerebbe adatto all'attore, ma poi a causa di un solo elemento completamente non si adatta alle capacità dell'attore, che non riesce neanche comunque a fare un buon lavoro. Questo elemento qual è? Il fatto che il personaggio sia sempre serio, è proprio un ranger che non deve avere paura a causa proprio di sti mostri, non deve provare nessuna emozione, deve essere molto distaccato anche dalla famiglia, ma allo stesso tempo vuole tornare dalla famiglia, vuole cercare di reinstaurare un rapporto col figlio. Hanno entrambi un passato brutto, gli è successa una cosa molto brutta. E questo suo avere una forte emotività, ma non volerla mostrare, essere sempre, come dire, apatico, non è resa bene né nella scrittura del personaggio, che appunto risulta molte volte contraddittorio e ridicolo, né dall'attore. E in più non si accosta neanche con lo stile di Will Smith, quindi non, di solito Will Smith è uno di quegli attori che interpreta se stesso nei film. Invece qua il personaggio non c'entra niente con lui e quindi non ci riesce. E la cosa che dovrebbe essere il punto forte del film, quindi il loro rapporto, questo riscoprire il rapporto tra padre e figlio a causa della situazione nella quale si trovano, non funziona per niente, proprio non c'è legame tra i due, non è ben costruito questo rapporto perché non ha, come dire, il giusto background prima e no, non è realistico, non ci ritrovi per niente nei personaggi. E questa secondo me è la cosa peggiore che hanno fatto, proprio perché non empatizzi con loro. Non, ne, chi si, nessuno si comporterebbe come si comportano questi due qui. Ci sono proprio delle contraddizioni sia nei singoli personaggi che nel loro rapporto che non vanno bene, che li rendono irrealistici. Quindi questo fa saltare tutto il resto, tutta la componente thriller, fantascientifica fantastica che Shyamalan di base aveva creato. Nel 2015 esce The Visit, un horror puro, ovviamente con una controparte thriller, ma è classificabile secondo me come horror. E da molti bistrattato, molti dicono che non è bello, non è riuscito. A me invece è piaciuto tanto. È sicuramente commerciale, vuole un po' attirare tutto il pubblico, dai più piccoli, dai più giovani ai più grandi, però c'è anche proprio una buona trattazione, secondo me, da parte di Shyamalan dell'horror, con il suo solito inserimento del thriller, che in un horror comunque l'elemento thriller ci sta, anzi, deve esserci. La storia di questi due ragazzini, che vanno a trovare i nonni, e questi nonni hanno litigato con la madre, non si parlano, lei li spedisce così senza dire niente ai nonni, senza parlare a questi nonni, e loro passano appunto le giornate nella loro casa. Il problema è che loro appunto non hanno mai conosciuto i
appunto i loro nonni, perché avevano litigato con la madre. E questo è proprio l'elemento thriller geniale, secondo me, inserito da Shyamalan, perché poi questi nonni incominciano ad avere dei comportamenti strani e quindi si crea una situazione sempre più paradossale che poi sfocia appunto nel thriller puro e nell'horror puro. Fa paura, ci sono tanti momenti che fanno paura, ma soprattutto tanti momenti che riescono a inquietare, o momenti che riescono a fare entrambe le cose. Ci sono proprio delle scene, a causa un po' dell'elemento principale che è la stranezza dei nonni, la stranezza della situazione, momenti che proprio ti fanno venire i brividi, ti inquietano, anche se di base non è successo niente di eccessivamente assurdo. Poi ovviamente tutto è dato dalla realtà, cioè è una vicenda che potrebbe anche accadere, non ci troviamo mai davanti a elementi paranormali e questa è una cosa grandiosa perché far paura con una storia realistica è una mossa geniale. E ovviamente questo è più un elemento thriller, cioè il thriller è più facile che sia realistico rispetto ad un horror e Shyamalan, sapendo trattare bene il thriller, proprio se la giostra come vuole. I due protagonisti sono interpretati anche in maniera semplice ma funzionale, gli attori sono molto spontanei e sembrano anche realistici. Poi Shyamalan crea un espediente interessante, la più grande, la ragazza, vuole diventare una regista e quindi quando la telecamera è in mano a lei vedi comunque un minimo di, come dire, di precisione, siccome poi è girato sostanzialmente un po' in mockumentary, con telecamere tenute in mano in teoria ai protagonisti. E quando invece la telecamera è in mano al ragazzino, più movimentata e incasinata. Ci sono proprio delle scene che a causa della pazzia dei nonni, dei loro comportamenti strani, ti mettono una paura assurda e c'è un climax, sempre un continuo aumentare della stranezza degli eventi, un continuo aumentare dell'inquietudine che sfocia nel finale che è fantastico, perché presenta tutti gli elementi di un horror. Ti schifa, ti mette paura, ti mette ansia, allo stesso tempo ti riesce anche a divertire. È fantastico. Ovviamente c'è un colpo di scena, di nuovo un plot twist di Shyamalan che stravolge completamente la vicenda e lì rimani veramente a bocca aperta. Forse più intuibile degli altri, ma io ero talmente preso dalla vicenda che non l'ho capito e quindi quando si è rivelato, oh, ci sono rimasto proprio stupito e lì proprio sul finale questo colpo di scena fa sfociare appunto in questa conclusione piena di cose interessanti, divertenti, eccetera, eccetera. È un film che non ti vuole lasciare dei messaggi così grandi, ben pochi. Principalmente è un horror che vuole essere horror, molto pauroso. Mi sono piaciute le interpretazioni dei nonni, sono stati molto bravi gli attori. E anche i ragazzi comunque se la sono cavata. Quindi The Visit è un film che a me è piaciuto tanto, cioè me lo rivedrei anche più volte, però a tante persone non è piaciuto, forse perché l'hanno trovato un po' più commerciale, un po' più ingenuo in certi aspetti, effettivamente lo è. Però, cioè, secondo me, dal punto di vista tecnico se la cava, cioè, si vede tanto Shyamalan in questo film. Infine, parliamo del suo ultimo film uscito finora, ovvero Split, del 2016, in realtà qua in Italia è uscito nel 2017. Non mi voglio dilungare troppo su questo film, dico proprio le cose principali perché, appunto, ho realizzato la recensione a febbraio o a gennaio, non mi ricordo precisamente quando è uscito, potete trovarla appunto nei vecchi video del canale. Non so quando uscirà questo video, forse a dicembre o a gennaio, però comunque lo trovate facilmente la recensione. Se volete una cosa più approfondita, andatevi a vedere quella. Split è il seguito di Unbreakable, e questa cosa la dico perché, beh, appunto, secondo me è essenziale per quello che vi dirò poi dopo. E lo si capisce da una scena finale. Non vi voglio dire come è legato, e Shyamalan ha fatto questo collegamento anche in maniera piuttosto semplice, immediata, anche un po' banale, ma secondo me funzionale. E per uno che aveva adorato come me Unbreakable, diciamo, questo film non va ad intaccare la sua valenza, ma anzi mi fa venire ancora più voglia di vedere il seguito che unirà i due film, ovvero Glass, dove tornerà il personaggio che vedremo in questo film e i personaggi di Bruce Willis, Samuel L. Jackson e altri che abbiamo visto in Unbreakable. Questo Split è un thriller con delle tinte horror e fantastiche, paranormali. Parla di questo tizio che ha il disturbo della personalità multipla, se non sbaglio, ha dentro di sé 23 persone.
personalità diverse. E una di queste è cattivissima, sta uscendo fuori, è chiamata la bestia, decide appunto di rapire queste ragazzine e di tenerle rinchiuse. E sostanzialmente la cosa che dà il tocco proprio finale al film, rendendolo un ottimo film, è ovviamente James McAvoy, un attore fantastico che qua interpreta benissimo questo tizio pazzo, schizofrenico, proprio mostrando molto bene le sue varie personalità. Non vengono mostrate tutte, non mi ricordo quante ne vengono mostrate, ma ognuna dall'attore è ben caratterizzata, ben diversificata l'una dall'altra, e riesce proprio a passare anche dall'una all'altra in una maniera sensazionale. E James McAvoy qua fa un lavoro fantastico, anche un lavoro fisico e espressivo, ovviamente inquietandoti tantissimo, mettendoti tantissima paura, e fa proprio un lavoro di immedesimazione del personaggio fantastico, proprio veramente è difficile trovare una performance attoriale così di qualità e soprattutto così difficile e così ben fatta. E diavolo, è un personaggio che funziona tantissimo. La cosa che diciamo fa più paura di questo film è proprio il discorso di questa bestia, di questa entità, di questa sua personalità che vuole uscire, che fino alla fine saremo un bilico nel comprendere se sia qualcosa di paranormale o meno, e saremo sempre in bilico nel capire se uscirà o meno. Non vi dico come si risolve il tutto, ovviamente, e questa è una cosa bella. Sul finale ci sarà di nuovo una sorta di plot twist che cambierà un po' tutta la visione del film, anche se non completamente. La cosa bella è che fanno vedere proprio come è costruita la sua mente, come funzionano i rapporti tra tutte queste personalità, ed è una cosa geniale che a me è piaciuta tantissimo. Non ve la voglio dire per non rovinarvi la sorpresa, ma è proprio qualcosa che narrativamente ti intrattiene, ti stupisce. Poi troviamo Anya Taylor-Joy nei panni della protagonista delle ragazzine che vengono rapite, bravissima, un personaggio utilissimo ovviamente, non solo per diciamo immedesimarti in lei e provare sensazioni di paura e pericolo, ma proprio perché ha un ruolo nel rapporto con appunto il rapitore interpretato da James McAvoy. È una ragazza che è diciamo isolata dalla società, che è un po' particolare, chiusa in se stessa, che ha dei problemi, e questa cosa sarà fondamentale per il rapporto con appunto il personaggio di James McAvoy. Lascerà anche un messaggio di fondo questo loro rapporto, questo loro, come dire, elemento in comune. C'è anche Betty Buckley che interpreta la psicologa del nostro protagonista schizofrenico, che è un po' quella che poi cercherà di capire cosa sta facendo questa entità, questa personalità nascosta all'interno del personaggio del nostro protagonista. La cosa bella che crea proprio l'atmosfera thriller è il fatto che il personaggio è imprevedibile, non capisci realmente cosa ha dentro, la continua ricerca delle protagoniste di rapportarsi con le varie personalità del personaggio per cercare di sfuggire, ma poi prevale sempre quella cattiva. E poi ovviamente ci sono tantissime scene misto azione, misto horror, con una fortissima tensione che creano molta paura, anche belle da vedere dal punto di vista visivo, una fotografia molto grigia, ben azzeccata, che sa proprio di sporco, di imprevedibilità, di paura. Riesce a dare anche una sensazione di qualcosa che non segue nessuno schema. Ci sono dei messaggi importanti che lascia questo film, come ad esempio messaggi sulla fragilità dell'uomo, come il nostro corpo e la nostra mente cambiano in base alle sofferenze che viviamo. E c'è anche un discorso su quanto la mente possa influire sul corpo di un uomo. Una persona che soffre tanto, che è chiusa in se stesso, che ha dei fortissimi traumi, può effettivamente mutare il suo corpo? E questo è un discorso bellissimo che fa il film, che poi ovviamente va un po' anche nel paranormale, però è uno dei temi principali che a me è piaciuto molto. La regia di Shyamalan è tagliente, qua molte volte statica e in altre volte invece più movimentata, con delle inquadrature anche particolari, studiate, che riescono ad aggirarsi benissimo negli spazi principalmente stretti del film, perché ci troviamo dentro la casa di sto tizio dove ha rapito le ragazze. È proprio un film fantastico, secondo me uno dei migliori thriller degli ultimi anni sicuramente, da vedere assolutamente, che proprio non mi ha solo
spaventato, intrigato, mi ha proprio anche divertito e intrattenuto. Bene, ragazzi, io concludo qua appunto il video su Shyamalan, anche questa seconda parte. Vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Ho voluto parlare di questo regista per appunto fare un video di questo format un po' più veloce. So che è un regista più recente, ma non voglio solo trattare registi più vecchi. Siccome appunto ho visto che mi mancavano pochi film, ho detto sì, dai, recuperiamoceli, quei pochi che mi mancano e parliamone. Cercherò magari di alternare un po' con registi più recenti e registi appunto meno recenti. Non mi dilungo oltre, io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, ci vediamo in un prossimo video, vi saluto, vi abbraccio e alla prossima!